vieni con me, dammi la manina, cammina, gioia, cammina. Vieni con me. Bravo, bravo. Come ti chiami? Come mi chiamo? Antonio! Vai già con la mano, Antonio! Vai già, dai! Bravo, ancora! Bravo, Antonio! Antonio, chiudi gli occhietti! Apri la mamanina! Chiudi gli occhietti! Chiudi la mamanina, apri gli occhietti! Buona! Come si dice? C'è dire grazie, vero? Come si dice? Grazie! Bravo! Antonio, dov'è papà? Papà! Papà dov'è? Papà! Papà è morto! E di partito? Di quale partito è, non sai, non ci hai mai domandato, che ne so? La mamma! La mamma! La mamma è morta. Pure la mamma. Bravo, giù, coraggio. Che bambino disgraziato. No, disgraziato sarà lei, tutta sottetta ma generazione. Ma insomma, lei si è battuta tanto lontano per offendermi dentro casa mia. Ma insomma, ma come si permette? Io di questa casa sono il padrone di casa e non sono un bambino. Io non sono un bambino. Mi perdoni, siccome l'avete un pantaloncino. Questi non sono pantaloncini, questo è il pigiama per andare a letto, perché per andare a letto bisogna mettere il pigiama. Se non c'è il pigiama non si può andare a letto. Prima di andare a letto non metti il pigiama. Calma. Allora, perché stai in ginocchio? Su. Calma. Che vuoi del mazzo? Io non sono in ginocchio. Io sono all'impiedi, sono tutto qua, ma sono all'impiedi. Io sono all'impiedi. Permette che mi presenti. Questo stavo dicendo, se posso sapere che cavolo è lei. Io sono il nonno. Benissimo. Disgraziata, mi ho portato nonno e non mi dici niente. No! Io ero di là in seduta di cappetto e tu non mi dici niente. Non è mio nonno. Scusi, dicevo, io sono il notaio Salvatore Capitta. Scusi l'orario un po' insolito, ma la colpa è sua, sa? La colpa è sua! Io ho dovuto fare 50 chilometri per arrivare fino qua. 50 chilometri! Lo sa lei, che caro signore, che un memesso non si trova neanche a pappagallo a peso d'oro. A tempo di oggi nessuno vuole lavorare, né nessuno! Nessuno vuole lavorare! Detto una cosa a lingua longa, l'ha già detto il notaio Pecorino. No, capita! Capita, con le corna! Ma vabbè, non ho visto le corna, ma scusi, le corna non l'ho viste! E lei, guardi meglio, usi una scala, qualcosa! Ma che meno che tu mi fa fare una mala giornata, mia! Hai capito, lo ha detto già il notaio, perché capita! Che nessuno vuole lavorare, non c'è bisogno, che ripeti tu! Vabbè, ora per cortesia mi posso sapere cosa posso fare per lei! Lei sicuramente è signor No, no, non cominciamo, guarda, parte avanti amicizia lunga, io a quattro bagno non nave non c'è manca carta. Ma che cosa hai capito? Io ti dicevo Ah, mi poteva dire prima, vieni qua, caccioline. Vieni qua, signor Natale, voglio ballare. Sì, pronto? E one, e tu? E one, two, three, cacao, meravigliao. Che meraviglia sto cacao, meravigliao. Basta! Ma che facciamo? Basta! Io non sono notaio, non sono qui per baciami vicina sulla bocca. Basta! Ma che facciamo? Giochiamo!
acqua, giochiamo. Basta! Basta, lo dico io, lo dico io! Che mi sta facendo impazzire prima cacà e non cacà! Babà e non babà! Poi vuole giocare e non vuole giocare! Ma io sono calmo, vero? Io sono calmo! Io sono... Se vuoi sapere che cosa vuole di me! Che cosa vuole di me? E allora ti dico subito! Lei sarà certamente il signor Cannavazzi! No! Io sono Cannavazzo con la O, hai una O tante! Con la O! Cannavazzo Pensador Antonio! Ah, che scrivono ancora con la penna? Ancora! Ora correggiamo! Dietro frutti! È che siamo ammalatari, sì! Dietro frutti! Fermo! Ah, a proposito, che era un punto, era. Scusi, la signorina è vostra parente? No. Sì, sono la fidanzata del figlio. Bene, allora può assistere. Ma che cosa fa? Ma senta qua, signor Notaio, vada, parliamo di chiaro perché già mi stai stancando. Se lei viene qua, ma si piglia qualche cosa. Ma Dio, tempo, non ho niente. Chi sa pigliare 4-6 sfondate? Chi hai? Non ha niente. A meno che... Ma aspetta. Vieni che tu, ho dato due buiotti. Avete sta signorina? Ma è bandita, eh? Dice che è assitato mio figlio. Perché non sa che sta porta a casa, sa che... Guarda, se lei aspetta 10 minuti, sta arrivando mia moglie. Sa, mia moglie effettivamente non è che... Non è un granché come bellezza, però guardassi, l'ho vista io, ci giuro, l'ho vista io. Camatina dopo che si faceva babba, è un bijou. Sì, e quindi c'è pure mia figlia. Si piglia tutti i suoi e si botta. Ma non so quello che lei ha capito. Io non sono qui per prelevare. Questo non è compito mio. Io sono qui per un lassativo, so pace. Suo papà è un lassativo dipendente, faccio un lassativo, dai, c'è... Ma che cosa ha capito? Io sono qui per l'ascito! L'ascito? Vuol dire che gli danno soldi? Oh! Grazie a Dio! Qualcuno che capisce in questa casa c'è! E si tratta di un'eredità! E lei, signor Cannavazzo! Questa muta, fallo parlare, cretino! Come vuole chiamare? Si tratta di un'eredità! E lei, signor Cannavazzo, è l'unica erede ancora in vita! Io sono l'unica erede in vita. Signor notaio, se lei non era sudata e era film, lasciava una bella baciata. Venerca, se sta c'è qualcosa da vivere, offriamoci qualcosa al signor notaio. Serata di Brunella Teatro con la compagnia Ettore Petrolini di Barcellona Pozzo di Gotto. Sono con Francesco Chianese, l'autore di questo splendido lavoro, il regista e l'anima di questo gruppo. Francesco, cosa è stato per te, insomma, recitare qui a Brunella? Lo dico più per i nostri spettatori. Recitare, diciamo, stare dietro le quinte, recitare no, è una cosa bellissima, sinceramente parlando mi è piaciuto l'ambiente, anche questa piazza avete fatto in modo tale da riempire 400 e forse anche di più posti, avete fatto una cosa veramente bella. È un onore perché si conosceva Brunella grazie anche a teatro, quindi questo è un merito che senza dubbio è tuo e della compagnia del Nuovo Teatro Aquila. Un ritmo incalzante di questo lavoro, molto spassoso, molto comico, ma con quelle velature che hanno fatto poi quei momenti di far riflettere, questi messaggi che credo che siano nel tuo stile, non è il primo lavoro che vedo tuo, però insomma bello, toccante, se si ride e si riflette. Grazie. Cioè, cerco di mettere nelle commedie, innanzitutto farle brillante per i ritmi. Non mi piace la comicità fino a se stesso, cioè solo che serve solo ed esclusivamente per fare ridere o per rubare la risata e l'applauso. No, mi piace che l'applauso e la risata deve venire dopo un lungo travaglio, soprattutto del quello che prediligo è il contenuto della commedia. Bene, impegni futuri? Prossimi. Diciamo che insieme a questa sto portando avanti un lavoro sempre scritto da me, sentito decisamente brutta,
e il titolo è decisamente brutta, chiaramente. Speriamo la commedia sia decisamente bella, e anche quella molto molto significativa, dove baso tutto sugli inganni, in quanto, se posso dirlo, scrivo sempre quello che penso, e che tutta la vita non è altro che un inganno. L'ho fatto in chiave molto ironica, però alla fine il succo è questo, la figura della ragazza brutta. Comunque non guasto la sorpresa per chi dovesse decidere di vederla. Allora, adesso svesto i panni di presentatore e vesto quelli di direttore artistico di Prunella Teatro per ringraziarti a nome di tutto il gruppo per questo regalo, questa splendida serata di teatro che hai regalato ai nostri spettatori e che prossimamente, poi insomma dopo l'estate, vedrete anche su Telemelito Telebova Marina. Grazie invece a voi di cuore, speriamo che questo nostro ormai rapporto di collaborazione duri ancora nel tempo. Ti ringrazio tantissimo. Me lo auguro, e sicuramente è nata una bella amicizia, questa è la cosa importante. Bene, signore e signori, domani sera la terza serata di Prunella Teatro, sì, mi dicono di abbassare il microfono. Con la compagnia del Piccolo Teatro di Pellaro, con Felici Condoglianze. Teatro.